nuovo in questa splendida cornice marina per parlarvi di un animale che negli ultimi tempi ha creato quasi una fobia del mare. In qualche modo entra nell'ambito della sopravvivenza. Si tratta di un piccolo anellide, un polichete errante che prende il nome di Hermodice carunculata, che è una sorta di verme che arriva al massimo una trentina di centimetri, ma generalmente più piccolino. Non si trova molto di frequente, ma si muove nelle zone rocciose, dove cerca del cibo, il suo cibo che è costituito generalmente da resti di pesci, ad esempio. È un po' lo spazzino dei fondi marini, anche se degli studi recenti hanno visto che può anche agire e quindi attaccare dei piccoli animali del mare. Perché ha creato questa fobia? Perché ha una serie di sostanzialmente di peli sulla superficie, delle setole che se sfiorate si attaccano facilmente alla pelle e sono molto molto urticanti. Addirittura in inglese prende il nome di verme di fuoco, fireworm, in italiano molto meno poeticamente il vermo cane. Ma perché verme di fuoco? Perché il contatto con queste setole crea un bruciore molto molto intenso. Come si fa a rimuovere queste setole? Con del nastro adesivo. Non bisogna assolutamente sfregare la parte, ma con del nastro adesivo si asportano queste setole e poi ci si applica una crema di cloruro di alluminio per lenire la bruciatura, proprio come si fa per le meduse. Ahimè, c'è una falsa credenza che addirittura passando vicino all'animale vengano lanciate queste setole. In realtà questo è del tutto falso. Serve necessariamente il contatto con l'animale. Per oggi, dal mondo del mare, è tutto. Buona avventura a tutti. Ciao!